Mi sono vestita decisamente troppo leggera per quest'autunno che è iniziato nel peggiore dei modi. Se non fosse per il peso del mio bagaglio, i pezzi del mio cuore e io con loro, ci saremmo già sparpagliati al vento. E ho giunta, ha cominciato a piovere e non ho trovato niente di meglio che ripararmi in una biblioteca. Ho assoluto bisogno di scrivere per tranquillizzarmi. E per la mia amicizia con lo scultore Arturo Martini, questo è anche la mia amicizia che veniva a deliziarmi, a legarmi alla mia passione per l'arte. E che manca di dire, no? Arte venire. Quando sono arrivata al Beggio, e le mie speranze erano legate ad un filo, ma ora quel filo del tutto l'ho ucciso. È finita. Meglio scriverlo subito. È finita. Ah, aggiungendo che, prima di lasciarmi per sempre, ha avuto la bella pensata di regalarmi quest'ultimo tiramisù. Dice che ci tiene alla mia amicizia. Okay. Eppure, neanche un'amica si tratta così. Cioè, un'amica non si illude a suon di cartoline. A un'amica non si regala il tiramisù che una volta ci passavamo tra i baci. Ma soprattutto non mi doveva lasciare nel luogo in cui è stato seminato il nostro amore. No? Adesso Piazza dei Signori mi sembra quella della berlina. I palazzi antichi, i balconcini che traboccano di fiori, di gerani, e gli affreschi medievali accoccolati sotto i portici, e la torre civica che allunga lo sguardo sui San Pietrini di Calmaggiore. Tutti, dico, affacciati per assistere all'umiliazione dei miei sentimenti. Insomma, lasciarsi dove ci si è incontrati è come se cancellasse tutto. E di fatto oggi Treviso non mi sembra più la stessa. Mi ricordo la pagina della più sì. Così, la vita esige coraggio e quiete, come insegnano i leoni dai loro vangeli spalancati.